A Pescara una 2 giorni alla piscina Lenaidi, oggi e domani, per introdurre al mondo della subacquea persone affette da disabilità. Tutto questo grazie a un progetto varato da HSA Italia, un mare, un sorriso per tutti. Sì, un progetto importante. HSA è un'organizzazione internazionale diffusa in 47 paesi nel mondo che si occupa di subacquea per persone disabili. È l'organizzazione che ha inventato i sistemi e i metodi per portare sott'acqua persone con differenti tipi di disabilità in sicurezza. Siamo qui a Pescara per questi 2 giorni, questo evento organizzato nell'ambito del progetto Il Mare è un Sorriso per Tutti, che è un progetto che la nostra associazione, appunto HSA, porta avanti con la sponsorizzazione anche della Fondazione Vodafone e della piattaforma OSO, per permettere sul territorio di Pescara la formazione gratuita di professionisti del settore, quindi tecnici, istruttori, subacquei, aiuto istruttori, che impareranno le tecniche per insegnare e accompagnare in acqua persone con differenti disabilità. Domani mattina avremo la fortuna di avere qua in piscina circa 25 ragazzi disabili della zona che proveranno, insieme ai nostri istruttori, proveranno l'emozione di respirare per la prima volta sott'acqua e di provare le attrezzature subacquee in piscina, e se lo desidereranno poi potranno continuare le loro attività con gli istruttori dell'associazione locale Lucky Sub. Abbiamo preso questa iniziativa con tutte e due le mani perché ci piace portare il mare a tutti, anche quelli che non pensano che il mare possa essere per loro una gioia, lo vedono come un ostacolo. E infatti con l'esperienza appunto di Il Mare è un Sorriso per Tutti vogliamo che tutti quelli che hanno una disabilità possono venire a conoscerci con Lucky Sub. Noi siamo una piccola associazione, molti non ci conosceranno, però ci muoviamo tantissimo, abbiamo già un folto gruppo di adepti che hanno iniziato con noi, che sono già professionisti e sono venuti con noi, e quindi abbiamo la voglia di crescere e la gioia di condividere anche con altre associazioni, che la cosa qui in Abruzzo non è proprio scontata.